Vorrei lasciare la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Tredici presenti, 11 assenti più la Presidente e sono giustificati Tosatti, Guido Roy Andrea e Fulvio Giuliano. Scrutatori. Principato, La Zazzera, Ciancio. Un attimo che prendo nota. Allora, apriamo subito la seduta di oggi, che vede all'ordine dei lavori solamente due punti. E il primo è la proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di deliberazione a firma dei consiglieri De Pria, Moghera, Meloni, Mussolini, Figliomeni, Politi, realizzazione di uno sportello SOS Autismo in tutti i municipi all'interno degli uffici di segretariato sociale finalizzato all'accoglienza, informazione, orientamento e supporto per minori ed adulti autistici e le loro famiglie. Protocollo numero RC 8970 del 2017. Chi vuole introdurre? Consigliere Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, buongiorno a tutti. Allora, la proposta di deliberazione è stata discussa in Commissione Politiche Sociali il 20 aprile. La Commissione ha espresso un parere contrario a maggioranza. Al momento della votazione erano assenti il Partito Democratico e Fratelli d'Italia e il gruppo misto si è astenuto. Andrei con la lettura del dispositivo dell'atto per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Allora, si delibera di approvare la realizzazione di uno sportello in tutti i municipi all'interno degli uffici di segretariato sociale, anche avvalendosi di collaborazioni con le ASL territoriali e di associazioni che operano nel settore dell'autismo, promuovendo la formazione di personale interno all'amministrazione per l'acquisizione di conoscenze necessarie e specifiche relative a questo disagio, al fine di realizzare uno sportello denominato SOS Autismo, capace di accogliere, informare, orientare, supportare minori ed adulti autistici e le loro famiglie. Il corso di formazione, che coinvolgerà almeno due dipendenti capitolini per municipio,
dovrà essere svolto da docenti qualificati che abbiano specifiche competenze in materia. La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento delle lezioni formative da parte dei docenti dovrà essere assicurata qualificando la spesa sul centro di costo dedicato ed autonomo in sede di bilancio previsionale. L'intero progetto sarà coordinato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. Sulla proposta di delibera è pervenuta una nota dell'assessore alle politiche sociali Mammì, con oggetto realizzazione di uno sportello denominato SOS Autismo. La nota dell'assessore è stata acquisita in sede di commissione e allegata agli atti, al verbale della seduta. Lo scrivente assessorato, pur condividendo tutte le premesse riportate nella proposta di delibera consiliare, che con puntualità descrive le difficoltà che si legano ad una patologia importante come l'autismo e altre sindromi dello spettro autistico, ritiene opportuno condividere alcune considerazioni. Si ritiene importante ricordare che il municipio non risponde ad un mandato di tipo sanitario, ma solamente di natura sociale. Ciò richiede una stretta collaborazione con le aziende sanitarie locali per consentire di intervenire ognuno per propria competenza, attivando percorsi di integrazione socio-sanitaria, così come indicato dalla legge nazionale 833 del 1978, dal decreto legislativo 229 del 99 e la 328/2000, nonché nel DGR numero 315/2011, che individua tale integrazione attraverso il punto unico d'accesso, dove la valutazione multidisciplinare permette l'attivazione congiunta dei servizi sanitari e sociali. Si ritiene che non sia necessaria l'apertura di un nuovo sportello, in quanto il segretariato sociale PUA può offrire attività di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento al servizio sanitario specialistico TSMRE, tutela salute mentale e riabilitativa dell'età evolutiva, preposto ad effettuare diagnosi precoci 0-3 anni con successiva presa in carico dell'utente e della sua famiglia. Nei casi più complessi o multiproblematici, il servizio segretariato sociale PUA può effettuare una prevalutazione ed un eventuale avvio all'unità di valutazione multidimensionale distrettuale. Rimanendo sempre nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria, fondamentale da subito per il percorso diagnostico clinico assistenziale per i disturbi del neurosviluppo, il Municipio 7 e la ASL Roma 2 stanno già collaborando in questo senso. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. A questo punto dichiara consigliera La Zazzera. Non so se funziona. Grazie Presidente. E niente, in commissione abbiamo parlato di questo sportello. Io avevo preso, insomma, avevo fatto delle riflessioni, quindi voglio esporle. Quindi penso che per tutte le disabilità, come ha detto appunto il consigliere Principato, per accoglienza, orientamento, informazione, abbiamo i punti unici di accesso, i PUA, quindi non credo che serva qualcosa che già esiste. Voglio informare che una famiglia che scopre di avere un figlio con disabilità per prima cosa si rivolge al pediatra, che già a 18 mesi può fare una diagnosi e indirizzare i genitori verso le strutture idonee, quindi ASL, servizi sociali, municipi e quant'altro. A quell'età il cervello è più plastico e si può migliorare la situazione, quindi lavoro con i pediatri, con le ASL, con regione, municipi, neuropsichiatria infantile per approfondimento diagnostico e quindi percorsi riabilitativi specifici e di supporto alle famiglie. Diminuire anche i tempi di attesa, che è questo spesso che è l'intoppo. È durante il percorso della vita di questi ragazzi che si deve investire, non in sportelli in più. I fondi devono essere usati per potenziare l'assistenza diretta e impegnarsi a progettare il loro futuro, poiché quando diventano maggiorenni non c'è nessun progetto di vita per loro. Quindi ritengo superflua l'apertura dello sportello. Era un appunto che volevo fare. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Lei vuole fare l'intervento finale? Sì, lo può fare.
Ci sono interventi, perché io non ho visto mani alzate. Sì, lo può fare, certo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come accennava prima la consigliera Lazzazzera, per i bambini autistici il primo punto di riferimento è la figura del pediatra e il PUA dovrebbe essere qualificato come un punto d'accesso per gli interventi necessari. E quindi fondamentale diciamo rispondere all'esigenza delle famiglie che necessitano di progetti di integrazione che seguano il ragazzo in tutto il percorso di vita. Naturalmente il primo riferimento della famiglia in questo caso non può essere il municipio e ovviamente il pediatra perché è la figura di riferimento per i genitori nel momento in cui si incontrano delle situazioni di questo tipo. Ed è proprio il pediatra che indirizza la famiglia per una prima valutazione alla ASL e da lì inizia tutto l'iter e si arriva generalmente ai servizi sociali intorno ai 6 anni quando inizia la scuola, con la richiesta dell'assistente AIC, poi l'assistenza domiciliare, eccetera. Purtroppo le famiglie a quel punto conoscono già quello che è il percorso da seguire e l'intoppo sta nei tempi di risposta poi delle istituzioni. Ad esempio la ASL, il municipio, il comune, la regione, le liste d'attesa per le valutazioni. Troppe richieste che poi costringono alla fine le famiglie a rivolgersi ad un privato. E a quel punto, quando poi i ragazzi diventano maggiorenni, non c'è nessun progetto di vita per loro. L'assistenza non può essere solo sociale in questo caso, ma sociosanitaria, quindi un potenziamento del PUA ha senso ed è necessario. Quindi le famiglie, ripeto, hanno necessità di progetti di vita per i ragazzi e non di sportelli. Diciamo che lo sviluppo dei punti d'ascolto e un'adeguata livellazione del servizio tale da soddisfare chi si rivolge al punto unico d'accesso deve essere assicurata a prescindere dall'istituzione di uno sportello ad hoc. E questo anche in conformità alle linee guida scritte dalla Regione Lazio sui punti unici d'accesso. Da una lettura critica delle linee guida della Giunta della Regione Lazio, delibera del 22 marzo 2018, che interpretano la realizzazione dei servizi offerti tramite l'integrazione sociosanitaria, il principio prevalente è quello di unificare per semplificare le funzioni e i codici di comunicazione fra enti e procedimenti differenti. In altre parole, è prevista una sorta di scheda di prevalutazione che raccoglie i dati di qualsiasi cittadino e successivamente una cartella sociosanitaria integrata che viene inserita nel fascicolo personale e condiviso tramite SIAT, il sistema integrato di informazione che i municipi ASL dovranno condividere. La previsione quindi di uno sportello ad hoc per i soggetti affetti da autismo non è allineata con questa previsione e rischia di creare l'effetto opposto, cioè quello della frammentazione sia delle risorse dedicate che delle informazioni, dovendo lo sportello specializzare il proprio lavoro, procedimento amministrativo e risorse su di una singola patologia, peraltro non interamente definita, il che significa che tutti i casi particolari e di confine rischiano di essere oggetto di scarica barile, una cosa molto pericolosa. Al contrario, l'esistenza di un unico sportello di accoglienza sposta in carico ai livelli di responsabilità e specializzazione successivi la decisione del percorso di sostegno del cittadino. La possibilità di tracciare i tempi e i percorsi di risposta ed una più efficiente ed efficace soluzione o comunque risposta ai problemi del richiedente. Grazie. Allora, dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio, poi mi sembra anche la consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, non ho ritenuto di fare alcun intervento perché abbiamo discusso parecchio in commissione. Io ho una visione alquanto diversa, ma il tutto è già stato fatto in commissione capitolina. La Presidente Maria Agnese Catina ha dato una risposta puntuale dicendo c'è una necessità impellente, i dati dicono che qualcosa bisogna fare perché non basta la ASL per dare una risposta. Vi ho detto che spesso i genitori
nascondono l'evidenza di alcune patologie proprio per non sottoporsi al GLSH delle scuole, che tendono a nascondere, quindi è una cosa molto delicata. Proprio per questo in commissione mi sono astenuto, perché diciamo che ormai il parere capitolino è stato espresso nella commissione. Ritengo che qualcosa bisogna fare, e non è che bisogna dire no a uno sportello o a un finanziamento che arriva dalla 285 perché si inverte la rotta, si dà qualcosa in più. Quindi spesso, se analizziamo bene alcune proposte che possono arrivare da destra o da sinistra, se hanno come obiettivo quello dei problemi veramente acuti che noi attraversiamo sia nel mondo della scuola, perché poi questi ragazzi non sappiamo gestirli e spesso non sono denunciati, cioè non si sono rivolti, come diceva la consigliera prima, all'ASL dall'inizio. Ce li ritroviamo con dei genitori che continuano a dire, giustamente, perché ogni genitore ha una speranza forte nel futuro e nella prospettiva della cura, e quindi c'è una carenza dal punto di vista informativo. I tempi sono lunghi, quindi chi accompagna spesso questi ragazzi, ma soprattutto i genitori, a trovare la strada giusta per le vie future? Questi erano i problemi che ho sollevato in commissione per gli sportelli in generale. Ho fatto degli esempi in cui gli sportelli hanno funzionato nell'ex nono municipio, dove sono stati istituiti e sono stati vicini ai cittadini, vicini alle famiglie, vicini a chi protagonista faceva diventare il progetto dedicato. Proprio per questo, su questa proposta non voterò contrario, e non ho votato in commissione, bensì darò un voto d'astensione, e come diceva la vostra Presidente, attenderemo comunque che qualcosa venga comunque fatto. Quindi l'ASL, o mascherarsi dietro una struttura sanitaria che complessivamente ha i tempi molto lunghi, e forse qualcos'altro va fatto per questa specifica patologia, che colpisce circa uno su 50, diciamo su 50 persone, questa è la media, ce ne sarà uno affetto. Queste sono le dichiarazioni e le statistiche che ho letto. Grazie. Per questo motivo mi asterrò dal esprimere un parere. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Vitrotti. Grazie Presidente. Stiamo discutendo e stiamo votando un atto presentato da Fratelli d'Italia, ma purtroppo non abbiamo qui la presenza di Fratelli d'Italia in consiglio, che poteva sostenere con ulteriori argomentazioni la validità della proposta. Però al netto di questo, comunque va il merito di aver aperto la discussione su un tema che, per quanto a livello municipale ci troviamo molto spesso solo ad affrontarlo attraverso creazioni di ipotetici sportelli o progetti che non hanno un tempo così duraturo e permanente, di certo ha aperto la discussione su una questione che, come diceva prima anche il consigliere Ciancio, deve trovare invece all'interno delle istituzioni e delle realtà anche locali la necessità di entrare a far parte dell'agenda politica. È per questo che al di là della buona intenzione, cioè quella comunque di dare un aiuto, un sostegno alle famiglie, è ovvio che la creazione di uno sportello non è superficiale, perché niente è superficiale in questo caso, ma di certo non istituzionalizza un problema, e entrare a far parte dell'agenda politica vuol dire essenzialmente questo, vuol dire che la politica se ne occupa e vuol dire cominciare a dare delle risposte che sono durature nel tempo. È per questo che è necessario parlarne, ma è necessario agire e fare, è necessario portare avanti il piano regolatore sociale a livello municipale, così come a Roma, è necessario riavviare il lavoro all'interno della consulta della disabilità, perché è un modo per cui le famiglie e gli attori, che sono i principali
diciamo personaggi che stanno quotidianamente a contatto con questo problema riescono almeno lì a trovare delle risposte, e poi è necessario quel lavoro di integrazione sociosanitaria di cui prima faceva riferimento il Presidente della Commissione Affari Sociali, di cui a partire dall'azienda sanitaria locale fino alle realtà sociali più piccole, quali i municipi, con le sue rappresentanze anche in sede di conferenza sociosanitaria possono esprimere le necessità. Quindi al di là della apprezzamento per un tema che comunque merita una discussione, un approfondimento, ma anche diciamo delle politiche attuative, il Partito Democratico si asterrà e diciamo attende, diciamo fiduciosa, che invece arrivino delle proposte altrettanto robuste da parte della maggioranza di questa città. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Probabilmente la lungaggine del testo che ho letto in fase di presentazione dell'atto relativo alla nota che ci è pervenuta da parte dell'assessore alle politiche sociali diciamo non è stato colto appieno. Questa è una deduzione che faccio rispetto a quelle che sono state le ultime dichiarazioni. Allora lo rileggo. Rimanendo sempre nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria, fondamentale da subito per il percorso diagnostico clinico assistenziale per i disturbi del neurosviluppo, il Municipio 7 e la ASL Roma 2 stanno già collaborando in questo senso. Con questo intendo dire che si sta lavorando anche sul discorso della diagnosi precoce. Questo Municipio è impegnato sulla tematica, ad esempio attraverso il centro diurno per disabili minori in via Fiorini e l'ultimo progetto Scolè, che si occupa con il sostegno di sostegno allo studio ma anche di consulenze specialistiche dei DSA. Per rispondere all'intervento del gruppo misto, ma semplicemente solo per chiarire, il Municipio già interviene su questi temi, come detto, attraverso il segretariato sociale, che è un punto di riferimento per i cittadini, ma che è per forza di cose successivo a quello che è il primo approccio che la famiglia si trova diciamo ad avere per cercare di affrontare il problema. E come dicevo prima, è quello del pediatra, è quello della ASL, per forza di cose. È quella la prima figura di riferimento per una famiglia che incontra difficoltà di questo tipo. Per quanto riguarda gli interventi successivi, è in lavorazione il piano regolatore sociale comunale e quindi anche i piani regolatori dei singoli municipi, quindi anche noi come Municipio affronteremo al più presto il tema del piano regolatore sociale. Rispetto alla richiesta di riavvio dei lavori della consulta della disabilità, vi posso comunicare ufficialmente che la Presidente del Municipio, così come previsto dal regolamento, ha convocato proprio negli scorsi giorni la prima seduta per l'insediamento delle consulte. Quindi è tempo scaduto, consigliere. In conclusione diciamo l'iter necessario per avviare e costituire effettivamente le consulte. E rispetto alle proposte che vengono richieste alla maggioranza, assolutamente d'accordo ad affrontare il tema in commissione, a approfondirlo, però vorrei che questa volta, piuttosto che chiedere a noi delle proposte, noi ci assumiamo la responsabilità perché siamo al governo di questo Municipio, non ci tiriamo assolutamente indietro, però vorrei che anche da parte delle opposizioni ci fossero, rimanga nella dichiarazione di voto, delle proposte costruttive. Quindi confermo che approfondiremo il tema in commissione politiche sociali. Tutto questo per dire che il Movimento 5 Stelle, per quanto espresso precedentemente, voterà contrario a questa proposta di delibera. Grazie. Consigliere Toti, certo. No, noi come Forza Italia voteremo a favore, senz'altro condividiamo questa proposta che è stata fatta dai consiglieri di Fratelli d'Italia in sede capitolino e che parla appunto che all'interno degli uffici segretario sociale
ci sia questo sportello finalizzato all'accoglienza, all'informazione, all'orientamento, al supporto dei minori e adulti autistici e delle loro famiglie. Perciò per noi è uno sportello indispensabile che deve trovare senz'altro spazio all'interno del municipio. Io chiaramente faccio riferimento a quello che è stato detto anche dall'opposizione finora rispetto anche alle esigenze di un confronto e di uno spazio che come consiglio municipale dobbiamo riservare al confronto con la ASL municipale. Non c'è mai stato un dibattito rispetto alla sanità del nostro territorio. Io penso che sia invece importante mettere a fuoco quelli che sono i servizi che offre l'ASL, anche tante volte in modo spesso insufficiente rispetto ai cittadini del nostro territorio. Allora, intanto vorrei ricordare che la delibera contiene un parere contrario, quindi immagino che lei sia contrario al parere contrario. Non fa... Ok, sì, però avevo interpretato, il senso era chiaro, era molto evidente, sì, nessun problema. Allora, non ci sono più dichiarazioni di voto, credo che siano state fatte tutte, a questo punto votiamo. Io ricordo, la delibera porta parere contrario, quindi favorevoli al parere contrario. Contrari al parere contrario? Astenuti. Allora, ci sono 11 favorevoli, un contrario e 5 astenuti, quindi l'atto viene approvato con parere contrario. Passiamo al punto successivo della seduta di oggi ed è la proposta di deliberazione avente oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani via Iberia. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di delibera è un atto amministrativo per il quale ci siamo già espressi in commissione con parere favorevole. Quindi andrei direttamente al dispositivo. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA via Iberia. Alla carica di Presidente, signora Zari Marcello, voti 107. Componenti del Comitato di Gestione, i signori Mecozzi Lorenzo, voti 59, Brandolese Fernando, voti 49, Giacchè Gianfranco, voti 26, Tassone Elisabetta, voti 19, Colantoni Ferdinando, voti 9, Ercolanoni Olimpia, voti 9. Il signor Lucarelli Orlando, con voti 7, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimane in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliere Toti. Sì, senz'altro faccio gli auguri ai nuovi eletti, è anche presente qui il Presidente Azzali Marcello, anche lui faccio chiaramente vivissimi auguri e voglio ricordare della battaglia che hanno fatto gli anziani a Via Iberia per mantenere il centro, perché c'è stato l'abbandono da parte del vecchio Presidente che se n'è andato e purtroppo il centro è rimasto così in una situazione difficile. Si è creato un coordinamento con Azzali Marcello e con altri anziani che hanno comunque tenuto aperto il centro e hanno evitato il commissariamento e una possibile anche chiusura del centro. È un centro piccolino, 278 iscritti, e comunque voglio dire ha dato prova in questi mesi di vitalità, e perciò voglio ringraziare per tutto quello che hanno fatto gli anziani a Via Iberia e hanno potuto, come ho detto, tenere aperto il centro in questi mesi difficili, e finalmente ecco c'è stata la nuova elezione del comitato di gestione presieduta da Azzali Marcello con gli altri membri di comitato di gestione. Perciò auguri a tutti quanti gli anziani di Via Iberia. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri, naturalmente anche io
rispetto a questo centro anziani che conosco e sta nel quadrante dove risiedo, faccio i migliori auguri per una conduzione sempre puntuale e precisa di quello che è un'esigenza diventata fondamentale in quel quadrante. E saluto tutti, ma mi sento di rimarcare una criticità che nel quadrante si sente, quindi vorrei sollecitare una solidarietà da parte di tutti i componenti degli altri centri anziani rispetto al problema di Villa Fiorelli. Villa Fiorelli è un centro anziani, avrei voluto, come dire, votare una delibera rispetto ai programmi fatti. Rimanga in tema. Sì, mi sarebbe piaciuto votare parimente una delibera degli organi del centro anziani di Villa Fiorelli, però ci ritroviamo ancora fermi su una posizione che dovrà assolutamente trovare una soluzione. Per il resto naturalmente faccio in bocca al lupo per un buon lavoro agli eletti di Via Iberia, che sicuramente ci accingeremo ad andare a trovare, visto che veramente invito tutti i consiglieri a visitare un centro d'eccellenza, è molto bello, ben tenuto, e questo vuol dire che all'interno c'è una solidarietà che negli anni si è costituita e rispecchia poi il lavoro che fanno e le iniziative che propongono non solo agli anziani ma anche ai giovani. E questo è un obiettivo che secondo me bisogna darsi. Proprio per questo insisto su Villa Fiorelli, dove intorno al centro anziani ruotano giovani molto interessati alla riqualificazione di tema, quel centro. Rimanga nel tema, stiamo parlando di Via Iberia. Sto dicendo che Via Iberia è uno di quei centri anziani che funziona molto bene perché c'è l'osmosi culturale e non è solo 37 briscola, ma ci sono racconti, iniziative che vanno per la maggiore, e quindi inviterei i consiglieri a frequentarlo e darci una spinta propulsiva per, ripeto, il centro anziani di Villa Fiorelli, che naviga nel buio più torbido. E non è una questione politica ma è una questione secondo me amministrativa, che ci hanno descritto spesso in commissione, ma che secondo me il presidente della commissione può assolutamente sciogliere, e potremmo trovare una delibera dell'unico centro anziani che manca all'appello del nostro territorio, ma è indispensabile. Grazie, mi scuso con gli eletti. Non si capiva. Mi scuso con gli eletti se ho citato altri centri anziani, ma la solidarietà vedo non conosce confini. Grazie. Beh, no, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora, possiamo andare alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Senz'altro favorevole. Benissimo, non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo. Sì, consigliere principale. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Le ricordo 3 minuti e rimanga nel tema. Okay. No, volevo semplicemente unirmi agli auguri che sono stati fatti prima al presidente e al nuovo comitato di gestione, quindi anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle un grosso in bocca al lupo per il lavoro che ci sarà da affrontare. Colgo gli inviti che sono stati fatti prima, non ci siamo mai tirati indietro nel dover affrontare alcuni argomenti e approfondirli, tra cui, lei mi sgriderà adesso, Villa Fiorelli, che abbiamo affrontato più volte in commissione. No, presidente, lo devi richiamare anche a lui a questo punto, sta andando fuori tema. Dopo che l'ha detto 50 volte Villa Fiorelli e non l'ho richiamato più, penso che lei potrebbe anche stare zitto, perché l'ho fatto finire con Villa Fiorelli, è stata l'ultima parola. Presidente, non le ho dato la parola. Scherzando. Ah, bene, magari scherziamo altrove, qui non scherziamo. Allora, andiamo avanti. Quindi, dicevo, se mi deve prendere in giro, lo faccio fuori. Allora, andiamo avanti. Dicevo semplicemente che colgo gli spunti che sono arrivati da parte dell'opposizione e le tematiche verranno affrontate in Commissione Politiche Sociali. Concludo col dire che naturalmente anche il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta. Bene. Di delibera. Grazie. Sono state espresse tutte le dichiarazioni di voto? No. Bene. Grazie presidente. No, consigliere presidente, io era in forma così
simpatica. Il consigliere Ciancio proponeva il 3-7, che è importante, fa bene ai neuroni, tiene vivo, e perciò anche noi del Partito Democratico faremo gli auguri. Ormai si è presa l'abitudine che ogni volta che si rinnova, tra l'altro sarebbe cosa buona e giusta che la direzione, che il regolamento, non è che possiamo portare un atto così, il rinnovo dei centri anziani in consiglio per rinnovare ogni volta. Secondo me si dovrebbe trovare una forma di... Comunque il Partito Democratico è favorevole. Grazie. Allora, io vorrei per una volta ricordare a tutti quanti che le delibere sui centri anziani vengono portate in consiglio perché così vuole il regolamento dei centri anziani in vigore attualmente. Sì, sì. Auspicava il cambiamento. Assolutamente. Finché questo è in vigore lo porteremo. Allora, no, lo voglio ricordare perché ogni volta si ritorna sull'argomento e quindi mi sembra giusto ricordarlo ancora una volta. Votazione, favorevoli. Contrari. Astenuti. Allora, è approvato all'unanimità con 17 favorevoli e voterei subito l'immediata eseguibilità in modo da rendere subito efficace la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, è approvata. La delibera è esecutiva da subito. Auguri al nuovo presidente, vicepresidente. Allora, volevo solo dire che le due interrogazioni 14 e 10 hanno avuto una risposta scritta da parte degli assessori Pierfranceschi per la numero 14 del 2018 e la 10 da parte del consigliere Commisso e dell'assessore Commisso, scusate. Un attimo solo, l'interrogazione numero 10. Bene così. Grazie Presidente, no, solamente una preghiera a lei, alla Presidenza, tutta, i due vicepresidenti. E l'altro giorno abbiamo fatto una commissione controllo e garanzia per una svista tra gli uffici e il distratto Presidente, che sarei io, non sono venuti gli uffici. Vorrei chiederle a lei e alla sua autorità di poter fare una commissione, una conferenza di capigruppo, invitando tutti i presidenti delle commissioni per sottoporle e sottoporre alla conferenza di capigruppo i temi che troviamo dall'assenza degli uffici e dei disguidi con l'ufficio. Se lei crede, quando vuole lei, Presidente. Certo. E le sottopongo questo piccolo suggerimento. Grazie. Va bene, accolto. Io adesso investigherò e benissimo. Il consiglio è chiuso.